Ciao a tutti, cercavo Gianfranco, il mio presidente, perché ci eravamo messi d'accordo. Lui era in maglia rosa ieri, io mi sono, ho vinto il tour e mi sono messo in maglia gialla. E porca miseria, deve essere fuori a fare qualcos'altro. Allora, mi gioco subito una bella citazione, ne ho tre o quattro, mi scuso perché ci sarà un po' di ingarbugli, di cicciarade nei sedesi milanesi, perché compagni e compagni, che le parole compagno e compagna suonino come una carezza, per ricordare che ha dato tutto e ha pensato che tutto non fosse ancora abbastanza. Questo è Luis Sepúlveda. Allora, tempi difficili, l'avete detto tutti, non mi ripeto, però in questo problema noi abbiamo la gioia di trovarci, di vederci, di toccarci. Pagliarulo l'ha detto, non abbracciare troppo. Io invece ho approfittato di questi giorni per abbracciare tanta gente che era due o tre anni che non vedevo. E ne sono felice, perché mi nutro dei vostri occhi, delle vostre parole, dei vostri abbracci, ed è quello che mi continua a far andare avanti in questi ambiti che spesso e volentieri fa degli scalini che sono un po' più alti di me, anche se oggi mi hanno detto tu devi crescere. Io gli ho detto ma guarda che io sono 1,92 e più crescere di così e non ce la faccio. Allora mi sparo subito un'altra citazione: non saremo mai felici finché le cose in cui crediamo saranno diverse dalle cose che facciamo. E questo l'ha detto Ernesto Che Guevara. Allora io continuo a sognare, lavorare, costruire, e grazie alla mia famiglia naturalmente, alle mie radici, lo sa, mi hanno ammazzato un nonno a bastonate, fascisti, mi hanno ucciso uno zio di 19 anni il 26 aprile del 45. Non ho studiato tanto, ma ho vissuto nella famiglia di partigiani. Boldrini mi ha rilasciato, non a me naturalmente, ha rilasciato ai miei una benevolenza alla famiglia per gli aiuti durante la resistenza. Qualcuno se lo ricorda che c'erano. Perciò lì è il mio humus. Tanto è vero che mio babbo mi ha dato la prima tessera, e qua vi stupirò, che ero un fiorette, un bambino, ed era il 1975, però c'erano le tessere d'onore e mio babbo, che naturalmente era partigiano ma è sopravvissuto alla guerra, ha pensato bene di cominciare a darmi una tessera, che era quella lì, e soprattutto tanti calci nel sedere, e lo ringrazio. Grazie. Allora, sui partigiani non posso pensare che a Carlos Muraglia, no? E la sua schiena dritta, sguardo verso le stelle, con dignità e speranza. L'avete citato, io ho un affetto particolare su Muraglia, e l'avete citato voi, e so che lui me l'ha detto personalmente, perciò mi prendo tutte le responsabilità. Muraglia è stato un po' usato, e questa cosa mi dispiace, perché non dovremmo mai toccare i partigiani, non dovremmo, in nessun modo. Allora, avanti, e come ho detto, è la Costituzione, un po' nel senso più laico del termine, è la mia Bibbia, no? E ho fatto questa riflessione con chi mi ha seguito. Noi tutti oggi stiamo facendo un congresso, abbiamo la visione di come sarà fra 5 anni? Come saremo noi fisicamente fra 5 anni? Cosa avremo fatto? Cosa avremo regalato? E soprattutto cosa avremo portato avanti? Allora, se citato, lo dico, i giovani, il futuro. E i giovani e il futuro, esempio a Milano mi hanno avvisato adesso, il 1 aprile partono dei furgoni, che poi c'è una storia di un furgone che non capisco, un furgone che quando portava i palestinesi, i migranti in Italia e non era ben accetto, adesso i furgoni sono accettati, bellissimi, lucidi, perché portano gli ucraini qua. Quel furgone lì mi ha fatto una domanda, ha detto, ma perché prima non potevo passare i confini, adesso mi vado sulle televisioni? E allora ho detto, ma non ho capito. E allora, proprio citando i giovani, ad esempio, butto lì due cose, tanto voi le capite, lo Ius Soli, ad esempio, che tante sezioni hanno portato avanti, un altro no CPR, ma qualcuno ieri l'ha citato, perché è per me una forma di fascismo, è semplice, il razzismo è fascismo, e non ce n'è. Sognavo, e torno un po' all'inizio perché ho detto poi vorrei dire tante cose, come solito non ci riesco. Sognavo la festa nazionale che si doveva tenere a Milano, e poi è arrivato sto canker del Covid e non l'abbiamo fatta, perché lì sarebbe davvero stata un'ulteriore occasione non solo di confronto dialettico, ma davvero di confronto dell'arte, della cultura,
nel nostro vivere quotidiano. E perciò quando io penso a quella festa nazionale vi dico, lo dico a voi, sono disponibile, regalatemi amicizia, regalatemi gioia, ma non l'amicizia di Facebook o dei social, l'amicizia quella vera, in cui ci si confronta, si litiga anche, però ci si è amici. E questo è lo scopo che io vedo nell'ambito. Allora, gli armamenti, la guerra, non ve lo sto a dire, ma l'abbiamo usata, la uso anch'io. Poi se mi dici quando manca un minuto, così, grazie. Adesso te ne manca già uno? Sì. Mannaggia, miseria. Ho fatto male a piedi. Va bene, si svuotino gli arsenali, si colmino i granai, lo diceva Santo Pertini. La storia del furgone l'ho detto, però voglio farmi una citazione prima di salutarvi, perché siamo su tutti i giornali, Andrea che è in giro, sa la fatica che noi dobbiamo avere per un micro articoletto durante la vita normale dell'ANPI. In questi giorni, perché noi ci siamo in qualche modo dichiarati e convinti a una posizione, siamo su tutti i giornali. Guardate un po' come cambia la sensazione della stampa e dei media, no? Prima inesistenti e adesso siamo davvero nell'occhio del ciclone. Allora non potevo non concludere con una... Vabbè, ricordando Gino Strada, perché mi sembra giusto, ricordando due, oltre il papà e la mamma, io ho avuto altri tantissimi papà e mamme che sono dei partigiani e partigiane, volevo citare la milanese Onorina Brambilla Pesce, Giovanni Pesce, perché mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato, è stata la mia formazione, e leggervi questa frase che è semplicissima, ma davvero mi ruba solo due minuti. Ma una cosa deve essere chiara, il fascismo trova il suo humus culturale nel razzismo. Le due cose vanno combattute insieme. Dire ai poveri che i loro nemici sono i più poveri è la cosa più antidemocratica e ingiusta che si possa fare. L'ha detto la mia amica Carmanese. Avete capito che siete un po' la mia famiglia. Chiudo davvero, grazie per il tempo, con una frase che era di ringraziamento. Era una frase che io non studio il giapponese, ma siccome si è parlato di internazionalismo, ho preso Nvidia, da Giuffrida, tutte queste sezioni, io chiudo con una frase giapponese che è Kokoro, e non è una parolaccia, ma in questa frase dice, è una parola sola che vuol dire mente, cuore, considerazione e attenzione. Grazie davvero. Ci vediamo.